Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, che voi ci crediate o no, recentemente è trapelato un altro video riguardante Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Per la precisione, ragazzi, questa volta stiamo parlando di un brevissimo gameplay nel quale il personaggio si accinge ad affrontare o comunque ad andare verso il luogo dove si dovrebbe tenere la prova di tipo fuoco diretta da Kame. Scoprendo però, ragazzi, come potete vedere dai frame, che Kame non c'è, sostituito da un Montanaro. Ora, molto probabilmente questo Montanaro è lo stesso Montanaro che appariva in maniera particolarmente simpatica all'interno dei balletti di Kame, ossia Eric il Montanaro. Ma ovviamente non è su questo che vorrei porre la vostra attenzione, quanto sulla mancanza di Kawe. Ho visto alcuni pareri in giro per internet e c'è chi sostiene che questa sia la dimostrazione che non ci sarà più il giro delle isole. Ora, per quanto mi riguarda, questa cosa è abbastanza stupida, in quanto comunque la struttura dove Kawe esercita le sue prove rimane invariata. Cambia solo il fatto che Kawe per l'appunto non c'è. Ora, noi sappiamo dai trailer e soprattutto da questa immagine, ossia quella della capopalle della Super 4 di tipo volante, che esercita o comunque mima la mossa Z di tipo volante, che le prove in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna avranno sicuramente una modifica sostanziale negli interpreti e probabilmente anche nelle strutture. Semplicemente in questa nuova particolare dimensione di Pokémon Sole e Pokémon Luna, ossia Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, Kawe evidentemente non dirige la prova di tipo fuoco, perché sarà sostituito da un altro personaggio, che potremmo ancora non sapere, o magari si tratta semplicemente della capopalestra della Super 4 di tipo volante. Insomma, cambiano gli interpreti delle prove, ma non cambieranno le prove. Probabilmente Kawe lo ritroveremo da qualche parte nel gioco, magari a sto giro sarà in veste di Super 4, o magari sarà un personaggio particolare all'interno del gioco. Potrebbe addirittura essere, per dire, un rivale, ma sicuramente, raga, il fatto che non ci sia Kawe non vuol dire che il giro delle isole sia abolito in questi giochi. Semplicemente, a meno che magari non ci sia qualche easter egg particolare o comunque lo sviluppo dopo aver parlato col Montanaro cambierà, o magari, che cavolo ne so io, il Montanaro dirige la prova, però sicuramente, semplicemente, Kawe potrebbe essere accantonato in favore di un altro capitano, in sostanza. Non penso proprio che ci sarà una variazione all'interno delle meccaniche per quanto riguarda il giro delle isole o la totale abolizione di esso all'interno di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo particolare video, se credete per l'appunto che possa essere un incentivo a pensare che le palestre ritorneranno in questa generazione e nella settima generazione e in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, o se pensate come me che può semplicemente darsi che Kawe a sto giro non sia per l'appunto un capitano. Detto ciò, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento in iscrizione al canale, scrivete come al solito il vostro parere qua sotto, passate dai social per rimanere sempre in contatto con me e per ultimo premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed di questo canale. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.